Guarda che beculetti che ci sono lì, no. Lo so, oh, sì. Oh mio Dio! No. Ragazzi, seguitemi tutti quanti da questa parte, va bene? Dovete seguirmi, ok? Ma, tranquilli, non ma dove andremo. Sto andando? Andiamo in un posto bellissimo. Meg già lo conosce questo posto e sa benissimo dove andremo. Sei pronta, Meg? Eh? Oddio, sì! Mentre con Dolcetta ci sono andato con i miei figli, però voi due ormai ci siete stati. Ma stai parlando della piscina? No, perché le spoilerò? Scusa. La piscina? Sì. Ma io non voglio fare il bagno. No, vabbè. Come non vuoi fare il bagno? Che significa non vuoi fare il bagno? No, ma va, Puzzi tu! Andiamo. Allora, da qua non si può entrare perché è chiusa a chiave. Quindi noi entreremo di lato. Perché ho nascosto le chiavi, praticamente una roba duplicata delle chiavi del proprietario della piscina, in un lato di questa zona, quindi qua dietro. Ok, sì, da questa parte. E la Storm vuoi essere salutato da me? Beh, sappi che il 2 febbraio farò un contest dove saluterò ben 50 persone. Quello che devi fare è semplicemente seguirmi su Instagram, lasciare like al mio ultimo post, seguire tutte le storie che faccio ogni giorno. Quindi mi raccomando, per tutti questi passaggi durerà fino al 2 febbraio. Ok, con queste chiavi mi permetterà di... Sì, no, tranquillo, non devi forza seguirmi qua. Ok, ho preso le chiavi. Ok, adesso ma è legale? Salire. No, però comunque andiamo vabbè, dietro. Cavolo, Spree. Da questa parte. Poi ci arrestano. Seguitemi. Ascoltate, se voi state zitti non ci arrestano e ci divertiamo, va bene? Ecco, allora, innanzitutto almeno voglio, cioè quanti like? 15.000, porca miseria, stiamo andando. Io e Elox con 3 ragazze, cioè meglio di così. Ok, basta, scusa. Con 3 ragazze? Ah, wow. Anche lei. Ehi! Va bene, ok. Pronti? Dovrebbero funzionare. Sì, benvenuti nella piscina. Non riesco di chiudere perché sì, che dai, Ivy, perché non ti diverti quanto noi? Dai, scendete da questa parte. Perché non vi piace la piscina? Ma per quello motivo non ti piace la piscina, no. Bellissimo, ci divertiamo un botto. Guarda, c'è anche il trampolino lì sopra, porca miseria. Va bene, io vi guardo, piace a voi tutti, vi perfino a Delox no. Piace la piscina. No. Prima regola delle piscine in nascosto, dobbiamo tutti cambiarci. Quindi andiamoci a cambiare. Lo so, allora da questa parte c'è lo spogliatoio delle femmine, dall'altra lo spogliatoio dei maschi. Quindi sbrigatevi, andiamo, Elo. No. Ok. Vai, Ivy, dai. Meg, te la porti. Okay. No, sono allergica all'acqua, sono come un gatto. Sì. No, vabbè, prego. Mamma mia, ogni volta è un complesso questa ragazza. E qua c'è un problema. C'è un problema. Qual è il problema? Non so nuotare, come faccio a fare colpo sulle ragazze? Non so nuotare. Vabbè, non c'hai tipo i braccioli e la paperella? Aspetta, vado a vedere se ce ne sta qualcuno qua dietro. In effetti potrebbe anche darsi, magari tipo ce n'è qualcuno dentro. No, sono degli armadietti, ne rubo qualcuno se lo trovo. Sì, appunto, vedi. Tanto chi se ne accorgerà. Intanto mi cambio io. Ecco qua, allora, vediamo un po'. Trovati. Eccomi, perfetto. Ok, sono messo in costume. Vediamo. Dai! Vabbè, scusa, niente. Sei bellissimo. Il fatto è che io non sto ridendo per la paperella. Sto ridendo per i tuoi capezzoli che sono rossissimi. Ma... Scusa, Elox. Andiamo avanti. Andiamo a vedere le ragazze cosa dicono. Ma io sono davvero troppo curioso di sapere questa cosa. Sei pronto, te? Più o meno. Va bene. Un po' se. Più o meno che più. Ma che fare? Andiamo a spiare. Beh, io sono un passaggio segreto, quindi da questa parte, mentre loro si cambiano, mi da questa parte. E che fai? Te ne privi? In effetti, guarda, vedi qua sopra. Ecco, sali qua sopra, sali. Sali. In serio. Ok, bravo, ci sei arrivato. Fai piano, ok, perché ci sentono. Dove sono? Eccole. Ma se ne sono già andate. Ah, ma sono andate già in piscina. Tutte si vanno a uscire da là. Una con l'altra. Va bene. Ok, andiamo. 1, 2, 3, via. Ma io non voglio farlo. Dai su, Ivy. Dove sono i ragazzi? Ta-da! Eccoci. No. Ma ragazze, lasciate che vi spieghi. È la stessa uscita. È tutto collegato qua. Perché siamo stupide. Ci stanno spiando quindi. Sì. Allora, se io entro qui, vediamo un attimo,
Ma però devi conoscere il posto. Vabbè, comunque, in ogni caso. Oh, ma oh, Dolcetta, bello questo vestito. Ti sta bene? Mentre te, Iris. No. E dai, ma toglitelo quella pezza dietro. Ma cos'è questa cosa? Perché sei perché sei metà vestita? Scusami, me lo spieghi? Che sei? Dai, ti piace stare in pace. Si sente confortevole così? Ho capito. È un'alga. Ok. Comunque, ragazze, avete notato qualcosa di strano? Dai! Ora, dai, Elon, è più stai scherzando, abbiamo capito, tiratele su. Togliele. Cosa deve togliere? Io non ho capito. I braccioli e la paperella. Ah, ho capito, penso ai pantaloncini. Non c'è niente da ridere. Dai, non è una piscina per bambini. Cosa ci fai con quella roba? Non so nuotare. Raga, guardate come scivola l'acqua. Sto facendo quello. Ma... ok, no, ma comunque che... mi stavo mettendo a ridere perché c'è una cosa assurda. Cioè, allora, secondo voi è più strano il fatto della paperella con i braccioli di Elox, che ha ancora 35 anni, ha sta roba? Oppure i capezzoli suoi? I capezzoli. Oh mio Dio, è vero, sono rossissimi. Sono proprio accesi. E vabbè, dai, Elox, tranquillo. Dai, allora chi è che fa il primo tuffo, ah? Vado sopra il trampolino io, dai, Ivi. No, dai, aspetta, aspettila. Vai, Ivi, tu sei la prossima. Vado io, ragazze, vado io. Guardate, guardate tutti a me. Io sono il figo no, io sono il più figo della piscina e vi farò vedere come si fa un tuffo carpiato. Carpiato quindi al contrario, così. Come 3, un pesce, quindi. 2, 1. Ta-da! Ma non fa male cadere di pancia, scusa. Ma non è vero, non è vero. Ma cosa stai dicendo? Cioè, io ho gli addominali, Dolcetta. Ti pare qua? Guarda qua. Dai un pugno. Mi sembra la tartaruga al contrario, più che altro. Okay. Ah, sì, aia, porca dai, dai, dai. Ivi, okay. Tu hai detto che è una tartaruga al contrario. Dove cavolo va? Vai via! Non voglio fare il bagno. Ma non devo, non volevo spingerti. Volevo solamente dirti: guarda, dai un pugno qua dietro. Dammi un pugno qua. Dammelo. Ho la forza un po' troppo esagerata. Dammelo. Ok. Ah! Ok, non è vero. Stavo scherzando. Sto scherzando, ragazzi. Wow. Sto scherzando. Comunque, Ivi, ora arriva il tuo turno. No. Dai, no, Ivi, no! Dai. Ah, ok. Ah, finalmente. Vabbè, almeno in effetti non abbiamo chiesto se si potesse nuotare. Vabbè, sai nuotare, almeno questo lo sappiamo. Vai a quel paese. Ehi, ma come si permette? Ora tu, boom. Ma davvero? Vai, Meg, pure tu, vai. Tutti. Mi è caduta una cosa in piscina quando Sbri mi ha colpito, ecco. E raccoglitela. Vieni qui, aiutami, non ci arrivo. No. Mamma mia, che gentiluomo. No, mi è caduta una cosa, vero, raccoglitela. Davvero? Raccoglitela. Vai, ma tanto sai nuotare. Cioè, hai i braccioli, che cosa te frega? Aiuto. Oh, finalmente. Allora, stava affogando anche. Vabbè, dai, con i braccioli è impossibile che affoghi. Sì, vabbè, sì. È molto esagerato, eh. Ci ho provato. Va bene, ragazze. Adesso vi devo far vedere una cosa. Si chiama è un effetto ottico molto strano che accade nell'acqua se la guardate per troppo tempo. Dovete mettervi proprio così e guardarla. Sì, poi. No, davvero, sì. Ragazze, fatelo. Lo fa Elox. Ragazzi. Ma ragazzi, accade solamente con l'occhio delle fanciulle. Vi pare? Esatto. Vi sembra una fanciulla? Oh, potete mettervi qua, dai. Tanto che deve essere, dai, Dolcetta, Meg, Ivi, dai. Dai, che bello farsi. Oh, raga. Ah, dai, ok. Dai, guarda, vai Ivi. Noi siamo qua dietro, non... guardate, lo vedete l'effetto ottico?
Sì. Noi, sì, bello. Noi la vediamo. Guarda che beculetti che ci sono lì. Oh, so. Oh, sì. Oh mio Dio. No, no, ci hanno ci hanno sentito. Ci hanno sentito. Come ti sei permesso, Sbrizzer? Ah, ok. Voi non lo sapete questo segreto. Porca puttana. E invece dai, raga, dai, stavo scherzando, non puoi entrare. Spogliatoio di maschi. Posso entrare quando voglio. No, non puoi entrare, sto pisciando. Ho il pisellino di fuori, non puoi entrare. No. Beh, ma tua moglie vuoi entrare. No, hopla, perfetto, boom. Dolcetta, entra di... Che cosa stai facendo? Stavi lì su. Infatti. Dove è andato? Sentite, affari di famiglia. Ma qua c'è un passaggio. Vediamo se ci sono le mutandine di Mac. O aspetta di che arrivo. Dolcetto, di Ivy. Vediamo se ci sono delle mutandine qua. Vediamo un po'. Brisa, no, nulla, non sto facendo nulla. Aia. Mi sono buggato. Punizione, ora vai in piscina. No, vai, dai, vai in piscina. Ma stavo scherzando. Vai in piscina. Dai. Guarda l'acqua, c'è un effetto ottico. Sì, vero. Pronte? Tre. Via. Ok, va bene. Giusto perché siete molto, molto, molto simpatiche con me. Simpatiche. Quando giochiamo in piscina, vi offro una Coca-Cola. Venite. Venite tutte. Venite qua. Tutte e tutti. Andiamo. Allora. Tutte, tu no, niente, Alex. Tutte, niente, so anche. Allora, volete chi? Ormai allora, una fanciulla. Chi è che vuole la Coca-Cola? Io. No, ragazzi, non posso darvela, vi vengono i crampi. Ok, possiamo ritornare in piscina. Ma cosa? Io lo ributterei in acqua. Ma anche proprio affogando. Ok, ributtiamo. No, ma perché stanno facendo la gang queste cose? Oh, Elox, dobbiamo mettere team, ok? Vieni qua. Ma Elox non è divertente buttarlo in acqua, che non c'è a prescindere. Vieni, Elox, vieni da me. Siamo inferiorità numerica. Oh, ragazze, questo è lo spazio... Questo è lo fortino dei ragazzi. Questo è il fortino dei ragazzi. Andate nel fortino delle ragazze che è dall'altra parte, via. Quello lì dove c'è, sembra. Ma cosa una dovremmo fare con questi fortini? E dobbiamo pianificare delle guerre. Delle guerre? Sì, delle okay. guerre delle clandestine. Ecco, sì, bravissimo. Ho già una strategia. Allora. Vecchio, vieni qua. Aspetta. Non far sentire. Meg ha sbagliato fortino. Allora, Elox, adesso sai che cosa facciamo? Noi andiamo, usciamo dalla porta principale. Farà freddo, però dobbiamo farlo. Usciamo dalla porta principale e andiamo di sopra, ok? E appena vediamo che le ragazze ci stanno cercando, le saltiamo addosso e le buttiamo in piscina. Quando sono lì davanti. Sì. E noi siamo di sopra, va bene? Che idea una. Questo è il nostro piano. Adesso dobbiamo pianificare. Cioè, facciamo finta di andare in bagno. Vai. Sì, certo. Mamma mia, mi sta proprio scappando. Porca miseria, sbrigati, Elox. Sì, andiamo in bagno. Andiamo in bagno. Dai, andiamo in bagno. Sì, in bagno, andiamo via. Stanno proprio andando in bagno. Vieni da questa parte. Vieni, Elox, vieni da questa parte. Andiamo in bagno. Andiamo in bagno. Allora, sai che ti dico? Vai. Possiamo liberamente togliere il costume, no? Visto che non c'è nessuno. Ah, sì, assolutamente sì. Potremmo, beh, visto che non ci sono. E infatti, possiamo togliere il costume, no? Ok. Perfetto. Assolutamente sì. Aspetta, hanno detto che tolgono il costume. Cosa? Vai, dolcetta, toglilo. Brava. Dov'è che sono? Sento le voci. Dov'è oh che sta? Elox, dov'è che stanno togliendo i costumi? Non lo so. Dove sono? Dentro lo spogliatoio, dove vuoi che stare nel fortino? Sei uno stupido. Risali. No, non volevo. Devo stare zitto, nessuno sa che sono. Dov'è Sbrizzer? Non vuole vedere dolcetto senza costume? È proprio qua davanti. Sono qua, nessuno. È vero, non è vero. È proprio qua davanti. Guarda, è Elox. Dici, Elox. Cascarci. Vero, Elox? Sì. Vedi? Vai dentro. No, vai dentro. No. Dai, Abbiamo vinto. Bella strategia. Beh, direi che adesso per premio possiamo spogliare Sbrizzer. No, vai! Aspetta, no. Cosa? Aia! Ah! No! Ragazzi. No. Aiuto. Oh. Mi ho esagerato? Forse. Oh mio Dio, aiuto! Sta morendo! Oddio! Alzalo! Ok.
Alzalo. Fai la respirazione. Oddio, portatelo fuori, bocca. Fuori. Lox, fai la respirazione bocca a bocca. Ma c'è la moglie, non puoi da me. Vabbè, era più divertente con te. Ma come lo spostiamo? È pesantissimo. Non lo so. Oddio, ma porca miseria. Oggi è un po' di tutto. Mi do una mano. Un bracciolo. Grazie. Vi do. Una paperella. È come se non ce la dai la mano in questo momento con i braccioli. Vi do una paperella. Spostatelo, no, grazie. Spostatelo. Dai. Vai, vai. Dai, che l'ho colpito, vabbè. Dai. Ok, perfetto. È salvo. Oh mio Dio, ok. Elox, vieni qui. Che? Vieni qui. Vabbè, adesso devi aiutarmi a colpirlo. Ah, ok. Qui, saltagli addosso. Ok. Dai, Dolcetta, fai la respirazione. Dobbiamo girarlo e comunque no. Perché dovrei fargliela io? Non sei sua moglie? Oh mio Dio, non sai come funzionano le cose. Sono sua moglie in un altro universo, non qui. Mica questa è la città di Minecraft. Io non lo faccio nemmeno per sogno. Elox, fallo tu. Io no, sono... c'ho l'herpes, sì. Beh, allora... Va bene, lo faccio io, va bene. Ok, poi tu facevi anche l'infermiera, no? Quindi... Ok. Sì. Aspetta, che è successo? Stavi affogando. Sei affogato da solo. Ah. Io ho fatto la respirazione bocca a bocca.